Alle prime ore del 20 maggio 2012 e alle 9 del mattino del 29 maggio, due fortissime scosse di terremoto mettono in ginocchio l'Emilia, con epicentro nella provincia di Modena. 27 persone perdono la vita, molti sono dipendenti al lavoro nelle aziende distrutte, ma nel crollo della sua chiesa muore anche il parroco di Rovereto di Novi, Don Ivan Martini. Il 26 giugno Papa Benedetto XVI raggiunge la cittadina in diocesi di Carpi ed è accolto dal vescovo Francesco Cavina, che si è insediato da pochi mesi. Non siete, non sarete soli, scandisce il Papa, ricordando i tanti che si sono mossi per esprimere vicinanza, solidarietà e affetto attraverso tanti segni e aiuti concreti. La mia presenza in mezzo a voi vuole essere uno di questi segni di amore e di speranza. In questi 5 anni la diocesi di Carpi ha tenuto viva questa speranza e ora ha il privilegio di accogliere di nuovo il Papa. Francesco lo ha annunciato al vescovo Cavina un mese fa e la visita sorpresa segue di una settimana la solenne riapertura della cattedrale dell'Assunta, restaurata dopo il terremoto. Monsignor Cavina è il portavoce della diocesi, Don Ermanno Caccia. Penso che ci sia questo desiderio di testimoniare ai nostri fratelli dell'Italia centrale, che purtroppo hanno vissuto e continuano a vivere il dramma che abbiamo vissuto anche noi, che è possibile rialzarsi, ecco, da questa tragedia e che è possibile rinascere, è possibile ricostruire. Il motto che noi abbiamo dato sia per la riapertura della cattedrale che per la visita del Papa è proprio questo: vita semper vincit, cioè la vita vince sempre, ma la vita vince, ecco, se noi rimaniamo legati, uniti a colui che è la vita vera, che è Gesù, e soprattutto se insieme a lui rimaniamo, grazie a lui rimaniamo coesi come comunità e come società. Dover affrontare la tragedia del terremoto e il difficile cammino della ricostruzione ha arricchito in qualche modo la sua comunità, l'ha resa più unita? Oggi la chiesa di Carpi è una chiesa viva, è una chiesa che è aperta al futuro, soprattutto nella sua dimensione giovanile. Sono veramente molto colmo di speranza nel vedere come in questi anni, nonostante il terremoto, sia cresciuto, ecco, l'associazionismo cattolico, soprattutto tra i giovani. Attraverso questa esperienza la Chiesa di Carpi, tutta la Chiesa, dal laico al religioso, al sacerdote, allo stesso vescovo Francesco, che sostanzialmente in 5 anni ha cambiato casa almeno 4 volte, però si è messa all'ascolto. E l'ascolto passa attraverso anche il Vangelo dipinto dalle facce di bambini che chiedono: ma quando finirà tutto? Oppure da lacrime da asciugare in un ospedale dicendo: ho visto e ho vissuto tanto, speriamo di rivedere quello che era Carpi. Speriamo che questo terremoto buono, bonifico di Papa Francesco ci tolga ogni apparecchio dalle orecchie e ci apra il cuore. Il programma della visita prevede che dopo l'atterraggio in elicottero Papa Francesco raggiunga Piazza dei Martiri ed entri nella cattedrale per una breve visita e per indossare i paramenti per la celebrazione. Qui, il 3 giugno del 1988, San Giovanni Paolo II pregò e incontrò i giovani, che definì con un sorriso domande e chitarre, e ai quali ricordò che siamo liberi per attuare l'amore. Il Papa quindi celebra la messa nella grande Piazza dei Martiri, che sempre Karol Wojtyla ammirò come tanto applaudita, dopo aver pronunciato uno storico appello a credenti e non credenti alla vigilia della caduta dei regimi comunisti in Europa, contro le strutture di peccato economiche e politiche che opprimono la persona e le libere aggregazioni sociali. Nel pomeriggio Papa Francesco sosta all'ingresso del Duomo di Mirandola, epicentro della scossa del 29 maggio 2012, ancora inagibile e testimonianza di ferite purtroppo ancora aperte nelle tante chiese e centri storici dell'Emilia. Tanto è stato veramente fatto per recuperare i danni provocati dal terremoto in questi 5 anni, però, ecco, rimane ancora molto da compiere, da realizzare. Quindi mi sembrava giusto che il Papa vedesse il Duomo di Mirandola
così come è ridotto, ecco, dopo 5 anni dal terremoto. Nella piazza davanti al Duomo, Papa Francesco parla alla gente di una terra che ancora porta i segni di quella tragedia e prima di lasciare la diocesi, davanti alla chiesa di San Giacomo in Roncole, lascia un omaggio floreale al monumento che ricorda le vittime del terremoto e incontra i familiari.